Allora, l'amministrazione chiediamo da che parte sta, se sta dalla parte dei cittadini o se sta dalla parte di Ferrovie o di altri interessi. Seduta monotematica in consiglio comunale sui lavori ferroviari in Valpolcevera con richieste da parte dei comitati e dell'opposizione, tursi di chiarimenti riguardo ai cronoprogrammi, alle difficoltà e ai rischi legati alla contemporaneità dei cantieri, tra la linea ferroviaria progettata da RFI Talfer, la metropolitana sino a Canepari, lo scommatore del Rio Maltempo. Davanti al comune presidio dei comitati che hanno poi seguito la seduta in Sala Rossa. Con questo monotematico noi chiederemo appunto, per esempio, l'inizio dei cantieri, quando inizieranno i cantieri, cosa è previsto, cosa sono previsti gli indennizi, cosa è previsto se vogliono riaprire i famosi tavoli del PRIS, perché c'è tutto un quartiere in sofferenza. Vogliamo anche capire se hanno tenuto conto dei disagi che andranno incontro le attività commerciali, per esempio, perché certosa. Sfido chiunque a venire a vedere cosa sta succedendo. Ogni tanto una sala cinesca si abbassa ed è proprio causa questi lavori. Nonostante ci sia un CIV molto presente a Certosa. Sì, c'è un CIV molto presente e anche di nuova costituzione e sono molto battaglieri. Il primo rischio, stando a quanto denunciano e non da oggi i comitati, è quello legato alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica. Perché i treni da 750 metri che ti passano sotto le finestre a una distanza massima di 10-13 metri, vi lascio dire. Poi la frequenza di questi treni, si prevede una frequenza di ogni 24 minuti, per cui sono quasi 56 treni al giorno. E non dimentichiamo che di lì, a dir che ne voglia anche il signor sindaco, che lui dice firmiamo, ma oggi non ha firmato ancora niente, ci sarà il passaggio delle merci pericolose, perché ricordiamoci anche tutta la questione di San Pier d'Arena, se verranno trasferiti i depositi chimici, come li trasporti, ovviamente su treno.